Cosa c'era da dire? C'è qualche argomento che voleste conoscere? Dire qualcosa di più sulla grafica. Sulla grafica? Allora, negli anni 40 circa, io ho provato a vedere se si poteva semplificare le lettere dell'alfabeto e disegnare un nuovo carattere. E ho fatto così. Anche lì bisogna tenere conto della tecnologia, perché oggi ci sono macchine che stampano molto bene alfabeti di tutti i tipi, per cui si può scegliere l'alfabeto giusto per comunicare quel messaggio che si vuole. Per esempio, ultimamente ho fatto un catalogo di oggetti che ho esposto in pensione, che è un catalogo per anche così, carta bianca, carta opaca con inchiostro opaco, perché questo evita i riflessi quando si guarda, perché tante volte sui settimanali che sono fatti in carta lucida c'è sempre questo riflesso di luce che disturba, invece carta opaca con inchiostro opaco. Oppure, per esempio, nei blocchi di testo, ecco, una volta si facevano così, allineati dalle due parti, però anche quando sono fatti col computer al quale si dà l'ordine di allineare dalle due parti, lui crea degli spazi tremendi in mezzo, perché sono magari tre parole che stanno lì così e neanche si toccano, mentre una regola che era nata con la prima Bauhaus e che poi credo che sia stato Herbert Bayer a farla e che poi è stata considerata come un fatto di moda, invece è un fatto logico, è quello di fare l'allineamento solo da una parte, di solito a sinistra, e lasciare qui irregolare come le poesie, per non spezzare le parole e andare a capo, perché spezzando la parola e andare a capo, io creo una pausa dentro la parola che disturba la lettura, non mi pare. Per cui è meglio allineare, dato che è una convenzione, può essere una convenzione quella di considerare solo un allineamento da una parte e non dall'altra. Poi c'è stata un'altra rivoluzione, che quella è passata di moda, che era quella di abolire le maiuscole. Infatti molti stampati d'arte, di arte concreta soprattutto, c'è ancora qualcuno che scrive senza le maiuscole, mentre si potrebbero abolire delle maiuscole. Per esempio la lettera Q si potrebbe essere benissimo abolita, perché se io scrivo acqua senza la Q si legge acqua, se io scrivo quadro si legge quadro con la C, no? E adesso il prossimo libro lo scriverò senza la Q.